Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, prenderò l'uscita 1, Goldrake, avanti! Eh sì, c'ho il cambio meccanico. Sono nato nel 1976, quindi sono uno dei famosi figli degli anni Ottanta. Sono cresciuto con i cartoni animati giapponesi, soprattutto con quelli classici dei robot, dei mega robot, da Gigrobot d'acciaio, Goldrake, che appunto ho citato aprendo il vlog, ma anche quelli un pochino più dimenticati, il dio elettrico Arbegas, Jack O'Kamen, roba che non passa o che passa sulle TV locali molto raramente, e comunque, insomma, sono parte di quella generazione, quindi ricordo ancora con un certo piacere quando aspettavo il pomeriggio che passassero quei cartoni, molti dei quali ho visti sulle TV locali siracusane, sui canali che portavano il circuito Odeon o altri circuiti. E crescendo con il tempo, poi, io e un gruppo di amici diverse volte ci siamo ritrovati così, magari una serata in pizzeria, parlando del più e del meno, a parlare anche dell'argomento di questi benedetti cartoni animati, di questi robot degli anni Ottanta, e di come abbiano in qualche modo segnato la nostra vita, segnato la nostra generazione, cambiato un po' anche la cultura della nostra generazione. Non solo i cartoni animati di robot, ma anche un po' in generale tutti i cartoni animati degli anni Ottanta, l'Uomo Tigre, o Candy Candy, che anche da maschietti abbiamo guardato, tutti quelli della mia generazione l'abbiamo guardato, e Lady Oscar, e avanti di questo passo. Durante una bella pizzata a casa di un amico, abbiamo parlato per un po' durante la serata proprio di Goldrake, che è stato il cartone che ci ha lasciato il maggior numero di ricordi, anche perché ogni tanto capita tuttora, girando nelle TV locali, di trovare che mandano in onda qualche puntata, qualcuna delle vecchie puntate, ed è sempre un piacere andarlo a riscoprire, andarlo a guardare vecchie puntate, ricordarsi le vecchie puntate. Poi ho comunque pensato che prima o poi mi piglierò il cofanetto, l'insieme di cofanetti dei DVD, e voglio dargli così un'occhiata con calma dall'inizio alla fine. L'ho fatto molti anni fa con Gigrobot d'acciaio, perché mi ha prestato il gruppo di cofanetti un amico, me lo sono guardato con calma, poi glielo ho restituito, almeno per avere un'idea di com'era la storia di Gigrobot d'acciaio dall'inizio alla fine, e con tutte le battute che poi ne sono nate, dal concetto di Hiroshi, che una volta alla settimana sfrangava una moto da una rupe perché si doveva andare a lanciare e trasformarsi in una testa di Gig, e tutti quanti che ci siamo aspettati prima o poi, in una delle ultime puntate, finirà Hiroshi che gira col Tomos dicendo «Ma tu guarda se dovevo tirare 10.000 dollari di Kawasaki dalla torre, e mo questo ciò!» Su Goldrake, da quella sera, uscirono delle cose talmente interessanti, quella discussione fu talmente interessante, che decisi di prendere degli appunti, che poi ho da una parte pubblicato sul mio primo libro, link sul doobly-doo per acquistarlo su Amazon, estrazione dal weblog del 2006, e che trovate anche sulla pagina umoristica del Dottor Zapp. Ma di alcune di queste domande che riguardano il cartone animato Goldrake io ve le faccio, perché comunque è un modo di fare una discussione leggera, di fare, come si suol dire, del celio. E cominciamo dalla sigla più famosa di Goldrake, con circuiti di mille valvole. Mille valvole. Mille valvole! No, dico, non so quanti di voi sono cresciuti sapendo cosa sono le valvole. Goldrake! Vega sta attaccando! E sti cazzi! Devono scaldarsi le piastre dei pentodi!
Ci siamo sempre chiesti perché Vega, ogni volta che decide di attaccare la Terra, manda solo un robot, una volta proprio per un colpo di genio ne manda due, che rigorosamente fanno sempre la figura dei peracottai davanti a Goldrake. Ma perché non aspettano qualche anno e gliene mandano una quindicina di robot? Tralasciando certamente il punto più importante, tutti quanti ci chiediamo che cosa si fumano gli strateghi di Vega! Deve essere qualcosa di andato a male, mica di buono! Ma come si può partire dal ragionamento se dobbiamo invadere la Terra dobbiamo cominciare dal Giappone, che è un'isola tutta frammentata, che ci stanno costantemente terremoti, c'è un vulcano attivo che rischia di eruttare, e soprattutto cazzarola, ma è difeso da Goldrake, a Mazinga, a tutti gli altri robot! Ma attaccate le potenze come l'America o la Russia, no? Sin dalla prima puntata, Actarus, il Duke Fleet, se vogliamo mettere i puntini sulle i, Duke Flido, se dobbiamo mettere i puntini sulle i in giapponese, ma non glieli metto perché, d'accordo, ci saranno quelli puristi del giapponese, sentite, a me in giapponese, in hiragana, Grizzly diventa Kurizuri, non mi piace come suona, non ci posso fare niente, quindi chiamiamolo Actarus, come siamo cresciuti a guardando quel benedetto cartone animato quando eravamo piccoli, Killer Actarus. E siamo cresciuti guardando quel cartone animato in cui Actarus compare sempre con la maglietta gialla, la casacca di cuoio da cavallerizzo, i pantaloni marroni, e ora le cose sono due. La prima è che nell'armadio Actarus tiene tipo 6.000 magliette gialle, 6.000 casacche di cuoio, 6.000 pantaloni marroni e speriamo pure 6.000 mutande. Oppure abbiamo capito perché Venusia non gliela dà. Actarus deve puzzare come un cammello, perché non si cambia mai! E non vogliamo parlare della sua splendida pettinatura, visto che Actarus porta un bellissimo caschetto di capelli col ciuffo, fa molto anni 70, c'ha queste basette lunghe sotto l'orecchio che fanno molto anni 70, e compare come un ragazzo, insomma, sui 25-30 anni di età, e c'ha queste basette, ma non ha mai un filo di barba. È che forse ai maschi di Fleet, invece della barba, gli crescono solo le basette anni 70. La parte di pellicola in cui Actarus corre, raggiunge la buca della biancheria e si fionda giù per raggiungere l'UFO, diventando appunto il Duke Fleet, il pilota Goldrake, questa è una cosa che succedeva anche con Gig Robot d'acciaio, cioè tutti quanti abbiamo dato prima con Gig Robot d'acciaio, poi è successa anche con Goldrake UFO Robot, solo che con Goldrake aveva tratti delle cose che diventava molto divertente. È sempre la stessa. E quindi mano a mano che vanno avanti le puntate, quella parte di pellicola, anche se la puntata si vede bene, è la parte più rovinata, più macchiata, piena di strisce, di granelli, di pelucchi, eccetera eccetera. E questa cosa rasente è ridicolo, perché a un certo punto c'è una puntata, non mi ricordo quale, perché me la ricordo che l'ho vista molti anni fa, ma se la trovo metto il riferimento sul doobly-doo. In questa puntata, a un certo punto, durante l'attacco di Vega, Actarus scappa, è su una jeep, è stremato, casca con la jeep nel fiume, fuori sta diluviando, quindi esce dal fiume, si trascina fino alla fortezza, tutto infangato, tutto cotto, fuori diluvia, è distrutto, è stanchissimo, arriva alla porta della fortezza, massacrato, corre tranquillo e beato verso la cesta della biancheria, dove si fionda a entrare dentro l'UFO. Tra l'altro, ogni tanto gli dicevano «Sai, abbiamo montato quest'arma, abbiamo montato questa cosa, abbiamo modificato quest'altra cosa, ah bene, molto utile, abbiamo creato questa navetta per collegarti all'UFO, ah bene!» Eppure sappiamo che l'antifurto dell'UFO di Goldrake non permetteva a nessuno di avvicinarsi. Come facevano avvicinarsi gli scienziati? C'avevano il telecomando? Goldrake durante i combattimenti cosa c'ha? Soprattutto il robot? È imbottito zeppo de missili, de contromissili, de armi, de controarmi, a parte, vabbè, la alabarda spaziale, quella lanciala sulla schiena, ma tutto il resto ce l'ha tutto addosso! E ogni volta che piglia delle schicchere tremende,
non innesca tutto quello che porta addosso e ovviamente non si rompono i circuiti di mille valvole. E non dimentichiamo che ogni volta che il nemico gli dà un buffetto, persino Arctarus sentiva dolore, cioè succede macello, casca in terra, ah, oh mio Dio, eccetera. E quando finalmente gli dà il colpo di grazia e il nemico esplode in un'esplosione atomica gigantesca, il nostro bravo ragazzo non risente manco dello spostamento d'aria. Tralasciando il fatto che a forza di stare davanti ad esplosioni atomiche, anche ammettendo che ci sia un completo isolamento dalle radiazioni, io ritengo che quel povero Cristo ormai debba essere completamente sordo e avere seri problemi di equilibrio. Ma soprattutto, e questo è il dubbio che non abbiamo mai capito, ed è il più importante di tutti, ed è con questo che chiudo il vlog e vi faccio questa domanda. Quando Arctarus dall'UFO scende nel robot, tira la leva, la poltrona scende, avanza un terzo della navetta, ruota a 180 gradi, avanza ai due terzi della navetta e ruota nuovamente a 180 gradi. Quando Arctarus entra nel robot, è nella stessa posizione in cui si trovava nell'UFO. Quindi sta doppia rotazione a che serve? Secondo me sono avanzi del Millennium Bug. Ma voi che cosa ne dite? Ditemelo sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, o se avete altri dubbi o su Goldrake o sugli altri cartoni degli anni 70, degli anni 80 che mi volete proporre, mettetelo sui commenti, e soprattutto se vi è piaciuto questo video fate un bel pollice in alto e condividete questo video con tutti gli amici sui vostri social network preferiti. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale, è gratuito e riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, questo è tutto. Io ho concluso, quindi grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima! Dimenticavo una cosa importante. Come molti altri, aspetto notizie su che fine farà il progetto DeUFO. Vi lascio nel doobly-doo il link al canale con i due trailer, al progetto. È fermo da molti anni, mi auguro che qualcuno decida di fare qualcosa, magari con il crowdfunding. Io non ho le capacità tecniche per portare avanti il progetto, questo è un mio limite, però per esempio se ci fosse la possibilità di sostenere il progetto, non so, col crowdfunding su Indiegogo, probabilmente sarei uno di quelli che partecipa, non credo che sarei il solo e parteciperebbe per vedere sviluppato questo progetto. Comunque, informazioni sul doobly-doo. Ragazzi, di nuovo ciao a tutti e a domenica prossima!